Allora, ospite fisso ormai nel cartellone di Opera Estate Festival e quest'anno una location molto particolare come le colline qui di San Bovo. Come mai questo posto? Jack London, Uomini e Cani, è sempre stato fatto finora in posti naturali. Perché è particolarmente importante che il pubblico faccia un percorso probabilmente, no? Perché aiuta un po' a non mettersi nell'ordine mentale del posto numerato a teatro, ma di una situazione ancora, come dire, attiva. E a me piace vedere la gente in faccia, come fai quando c'è la luce naturale come adesso, e perché non considero questo ancora uno spettacolo finito, quindi una cosa che diventerà e cambierà ancora. Ok, come mai Jack London? Sono cose che si scelgono un po' distinto, un po' per varie ragioni. Per esempio la presenza adesso di traduzioni nuove, quelle fatte da Davide Sapienza, che restituiscono freschezza, insomma, a questo scrittore, alle sue storie, e mi permettono di... così, di immaginare, di raccontarlo, immaginando anche di trovare pian piano una lingua per farlo, che non è ovviamente quella né la sua né quella della traduzione in italiano, ma è una lingua parlata, quella che faccio io inventandola in scena un po'.